Non può questo essere un post partita come gli altri, perché è stata una partita assolutamente folle. Ed è stata anche una partita fortemente compromessa da due fattori. Punto primo, un arbitraggio davvero clamorosamente scandaloso. Punto secondo, un allenatore come Max Allegri che sta facendo di tutto per rovinare questa squadra. Perché oggi non ci sono più alibi, non ci sono più scuse. Questa è una Juventus che gioca male di fronte a una squadra che, come avevo detto, può essere temibile sì, ma rimane la Salernitana. Può essere temibile sì, ma gioca con Dia, Candreva, Koulibaly e Mazzocchi, che sono dei buonissimi giocatori per la zona salvezza, per la metà classifica. Ma la Juventus ora gioca con signori giocatori: Kostic, Paredes, Bremer, Vlahovic. Questa non può essere la Juventus. È troppo poco. È troppo poco. Poi però c'è da dire anche che la Juventus ci aveva messo del suo. Per inerzia ha cominciato a giocare, come al solito. Per inerzia si comincia a giocare. E aveva anche acciuffato clamorosamente un gol del 3-2. Clamorosamente annullato. Perché quello non era un gol da annullare. Perché quello non poteva essere considerato fuori giocativo, perché non ostacolava la visuale del portiere. E quindi era, come detto da Marelli, di Dazon, non era da annullare. Ma ovviamente la Juventus lo si annulla. Ovviamente però la Juventus si mette in queste condizioni, perché non può stare non può essere 2-1 il risultato a pochi minuti alla fine. Non può. Non può andare al 90esimo a calciare il calcio di rigore, a tirare il calcio di rigore Bonucci, perché ok, poi l'ha segnato, ma inizialmente se l'era divorato. Hai Vlahovic in panchina, hai Vlahovic in campo. Io quando è andato Bonucci ho detto: perché va Bonucci? Vlahovic è uscito, non me ne sono reso conto. No, Vlahovic era in campo, ma tira Bonucci, che non è un tiratore di calci di rigore, eppure lo sbaglia, ma poi segna. Sono troppe cose che non vanno in questa Juventus. Poi si ci mette anche l'arbitraggio. Ok, arbitraggio clamorosamente scandaloso. Però Allegri così non può davvero continuare. Così è davvero troppo. Stiamo veramente vedendo delle cose fuori dal mondo. Non si può vedere una squadra che comincia a giocare solo per inerzia quando subisce gol, quando... No, è davvero troppo. Cioè, stiamo veramente rasentando il ridicolo. Ditemi la vostra, cosa ne pensate qui sotto nei commenti.